Buonasera, benvenuti a una puntata speciale di Radio Siamo. Eh sì, benvenuti a tutti, un saluto da Pietro e Rachele. Allora, oggi abbiamo una puntata speciale, quindi due ospiti speciali. Oggi sì. Oggi, di solito siete abituati a sentirci agli attacchi, invece oggi abbiamo l'onore di parlare di un tema molto importante, di un tema anche delicato. Ho toccato più volte sia come radio, sia come insomma, nella nostra musica, sia anche come giornalisti. Eh sì, diciamo un viaggio abbastanza particolare, se vogliamo, non molto piacevole, però. Però è giusto che se ne parli, che si faccia qualcosa. Qui con noi in studio, Danilo Manganiello e Pasquale Terreca. Perfetto, sì. Buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'ospitalità. Grazie a voi, venite qui a parlare dei vostri temi. Allora, andiamo subito al sodo. Sì, andiamo subito al punto, diretti e decisi. Allora, chiediamo a loro come mai oggi siete qui. Allora, siamo qui per promuovere un'iniziativa che stiamo facendo come ultime associazioni Don Aniello Manganiello per la legalità, per una raccolta di firme per smuovere un po' le coscienze nella nostra zona dell'Agronolano per quanto riguarda la terra del Triangolo della Morte. Abbiamo fatto una serie di iniziative anche con banchetti presso scuole, in associazioni, ci siamo incontrati con altre associazioni del posto, convenendo in un unico, diciamo, volantino e dei punti che bene o male sono a cuori tutti quanti uguali. Vediamo che comunque negli ultimi eventi che stiamo vedendo a Caivano e a Casal di Principe, nella nostra zona, anche se è la prima, che comunque da dove sono iniziati gli scavi per fare comunque l'asse mediano, e come dice il pentito Carmine Schiavone dai suoi interrogatori, comunque gli scavi della Nola Villa Literno sono iniziati da noi. Però vediamo che comunque sia le istituzioni che un po' la gente ancora non ha chiaro comunque questo problema, e stiamo cercando di portarlo un po' in tutte le istituzioni, scuole e tutto, per fargli rendere un po', muovere anche comunque le coscienze e altre, e per salvare anche il nostro territorio. Perché sì, perché il sospetto, lo dicevo qualche giorno fa, un'intervista di un anello, il sospetto che allora ci sia insomma, sotterrato parecchio dal punto di vista dei rifiuti. Sì, decisamente, tra l'altro sono denunce che continuo a fare e chiedo anche, è ovvio, voi ci date sicuramente una mano con questa trasmissione, con questo spazio, ma sto chiedendo anche ad altri organi di informazione, televisione, giornali, perché mettano a fuoco questa zona in riferimento all'interramento dei rifiuti tossici. Non è solamente la zona di Caivano, di Casal di Principe, Castel Volturno, ma c'è una zona che per questo tipo di problema non è seconda, non è terza. Se parliamo di Bosco Fangone, dove c'è quel grande centro commerciale inaugurato con trombe e tromboni, no? E fu definito polo di eccellenza, volano di sviluppo per quel territorio. Oggi altro che volano di sviluppo, polo di eccellenza, anche per come vengono trattati gli impiegati, i dipendenti dei negozi o del supermercato, con quattro briciole, con contratti a tempo determinato, co, eccetera, insomma, altro che. E lì sotto noi abbiamo serie testimonianze che anche lì sotto il vulcano buono, si riesce a capire voi perché questo è cattivo, un altro è buono, no? E praticamente anche lì hanno sotterrato, perché al di là dei rifiuti sotterrati nelle campagne a 12 metri, a 18 metri, e hanno utilizzato soprattutto i grandi progetti, no? le grandi strutture, Vulcano Buono, il CIS, il polo industriale di Bosco Fangone con la Lenia, l'asse mediano, dove hanno perfino costruito sotto il manto stradale delle gabbie di cemento, dove hanno sistemato bidoni di rifiuti tossici, come anche nella zona
del polo industriale dove c'è ancora la Lenia, che forse è una delle pochissime che è attiva ancora, perché poi i capannoni industriali sono tutti dismessi, e lì ci sono delle testimonianze di camposanesi che hanno visto scavare degli alvei lunghi centinaia di metri, profondi 6 metri, dove hanno interrato fusti tossici con il marchio del teschio, pericolo di morte, che si mette anche sotto i tralicci, no? Bidoni di plastica e di metallo provenienti dall'est europeo, dalla Germania, dall'Inghilterra e dal nord Europa, per non parlare poi di una discarica sotto il Monte Somma, aperta nell'87 in un enclave che appartiene al comune di Nola, ma è circondata da comuni diversi, Saviano, Somma, Cisciano, e in questa discarica non contestata apertamente, violentemente anche dagli abitanti del posto nell'87, che a dire delle amministrazioni e del prefetto sarebbe stata utilizzata per sistemarvi rifiuti urbani, non si riesce a capire perché arrivavano camion con motrice rimorchio, ditemi voi se per portare dei rifiuti urbani si debba usare mezzi di trasporto di questo genere, targati Pisa, Treviso, Latina. Ora noi ci stiamo proponendo anche attraverso anche questo l'aiuto anche di mezzi di comunicazione di chiedere come ultimi anche alla prefettura e alle forze dell'ordine che ci rispondano in merito a queste targhe, di chi erano queste targhe, a chi appartenevano. Era possibile che per i rifiuti urbani, sono dei comuni della zona, non di Latina o di Treviso o di Como o di Pisa, queste sono le targhe. Qui ci hanno trattato come Africa, no? Con tutto il rispetto per l'Africa, che adesso ha preso il nostro posto, sta diventando la discarica del mondo l'Africa. Prima hanno pensato a noi perché li tenuti, no? Il sud del mondo, adesso si sono un po' spostati, forse anche grazie a questa responsabilizzazione che si sta portando avanti delle popolazioni locali, anche se a mio avviso ce n'è ancora poca. Diciamo che loro temono anche la maggiore attenzione che si è posta sul problema, e poi la campagna sostanzialmente è quasi satura di rifiuti, quindi conviene molto di più andare a sversare nei paesi africani, in cui i controlli sono ancora inferiori. C'è da dire che manca anche una seria politica per favorire la raccolta differenziata, e questo sia per responsabilità delle istituzioni, degli amministratori locali, ma anche dei cittadini stessi. Perché a Napoli è partita l'altro giorno la raccolta dell'umido, no? Fuori grotta, i bidoni marroni sono pieni di mattonella, di plastica, non di rifiuti nell'accezione di umido. Non è possibile, insomma, cioè, ci dobbiamo dare veramente una mossa a tutti quanti. Non qui moriremo sotto i rifiuti, perché ci sono motivi seri per dire no agli inceneritori e motivi seri per dire no alle discariche, ma vogliamo cambiare la testa? A chi li vogliamo dare? Li vogliamo dare agli altri? I rifiuti urbani? Ci dobbiamo dare veramente una mossa da parte di tutti.